go to bed with arms around me, but wake up on my own. Pretend that I'm still sleeping. Buonasera, buonasera. Perdonatemi di questa cornice meravigliosa, se mi sono permesso di entrare in maniera così forzata. Voglio dire che io vado via, perché solo a vederti con sta sciarpa sto sudando. Ma no, no, io adesso dicevo che questa cornice meravigliosa, tutto perfetto, bello, si elogia la bellezza, però parliamoci francamente, non è proprio così. Nel momento in cui ti sposi ti rendi conto che le cose non sono realmente così. Io intanto ringrazio Saverio per avermi permesso di essere qui questa sera, perché col fatto che io sto qua stasera mi ha permesso di allontanarmi per 2 o 3 volte da mia moglie, e non è poco. È una grande soddisfazione. Non sono contro il matrimonio, premesso che non sono contro il matrimonio, però parliamoci francamente. Parliamoci francamente. Le cose cambiano. Io ricordo i primi giorni di matrimonio, uscivo di casa, mia moglie mi fermava. Amore, stai uscendo? E dicevo sì, e il bacino. All'inizio. Mo, esco di casa, amore, stai uscendo? Sì. E l'immondizia? Cioè, passi dal bacino all'immondizia con una facilità paradossale. L'immondizia, che poi all'inizio te lo dice, ehi, e l'immondizia? Poi passa alla seconda fase, non parla più, e mette solo suoni. Vai! Ah! Poi c'è la terza fase, la peggiore, dove né parlano, né emettono suoni, solo gesti. Perché la donna è così? Mia moglie, per esempio, anche nella prima fase matrimoniale era molto attenta nella parte intima. Mi ricordo che si andava a letto pizzo, baby doll, giarrettiera. Prima. Mo o pigiama di flanella. Ma non è il pigiama che è brutto, è come lo indossa, il pantalone sopra la maglia. Il calzino sopra il pantalone che la guardi, ci mandiamo questa settimana bianca, fa magari. Ma ho capito perché si veste così, per proteggersi. Perché se poco a poco ti viene in mente di fare qualcosa, tu la guardi e dici, è come se scarte proprio. Poi ricordo un'altra cosa, anche la cura nell'aspetto fisico. Prima la carezzavo su ed era vellutata. Andavo giù ed era sempre più vellutata. Prima. Adesso la carezzo su ed è vellutata. Vado giù e carta potrata. Tanto che mi vedi, io te vedo la fa tuo marito, come? Ma se io non me li faccio per farti risparmiare sull'estetista, ho capito? Ma poi ci vuole un giardiniere prima di me. Perché voi d'inverno non avete peli, ma armi di distruzione di massa. Io faccio tanto per prendere solo d'inverno la tocca, che cacchio, ho cacchio tu sei dolente, che è questa cosa? Eppure dei momenti positivi in quel matrimonio c'erano. Io ricordo ancora oggi il primo appuntamento. Tanti di voi sono sposati, tanti felici, molti, meno. Ma io ricordo il primo appuntamento come una cosa piacevolissima. Ricordo che sono arrivato sotto casa sua alle 8:15. Ho suonato, pipì, e lei si affaccia. Scendo subito. 1 minuto. Adesso nel panorama femminile. 1 minuto. Quante cacchie? Mia moglie è scesa dopo 2 ore. Ma tranquillo però. E tanto che aspetti? Ho detto no, non trovo che mi arrestavano i carabinieri, come faccia sospetta. Perdono, mi sono fatto aspettare, ma mi stavo rifacendo il trucco. Ti piace il mio trucco acqua e sapone? 2 ore acqua e sapone. Che poi è una cosa che non capisco nel trucco femminile, sono alcune reazioni. Per esempio, perché voi donne, quando mettete il mascara, aprite la bocca? Perché? E l'ho portata nel ristorante elegante, perché la prima volta si porta al ristorante elegante. Poi l'uomo fa credere alla donna che mangiare la pizza sul cofano della macchina è romantico. Primo appuntamento, porto mia moglie in un ristorante elegantissimo. C'era la musica, l'atmosfera, entriamo, guardo la struttura e dico, mo. Guardo i prezzi e dico, mo. Guardate mia moglie e ho detto, stiamo via. Non ho fatto in tempo, è arrivato il medico. Buonasera signore, si accomodi.
Ma... Signore, per rendere più importante questa sua serata, posso portare una bottiglia di vino? Dico, beh, sì, perché ho pensato subito a una cosa maschilista ma funzionale. Dico, ma la faccio bere? E poi, vai. Il metro mi fa, signore, le porto un vino da collezione? Ho detto, dipende da quanti punti ci compri. Signore, preferisci un vino fermo o un vino mosso? Dico, no, fermo, ma ci mettiamo ancora più ristorante, non è il caso. Signore, non scherzi perché noi siamo sulla guida Michelin. Visto se avessero un gatto con la macchina, è un problema. Alla fine ho fatto un errore che non dovete mai fare in un ristorante elegante. Ho detto al maître, senti, per il vino, faccia lei. E è arrivata la bottiglia di vino con i portatori egiziati. Fuoco e fiamme da tutte le parti. Ho guardato il vino, ho guardato la carta dei vini, gli zeri cominciavano avanti e finivano dietro. Però non importa quando sei gli zeri, poi la faccio bere e poi faccio per versare il vino a mia moglie e lei mi fa, no grazie, a me no, io non bevo, sono astemio. Ho detto, e mo, tutti sti zeri, ci sarà la bere. Sapete come è finita la serata? Io ubriaco fradicio, perché ho bevuto tutti i zeri, compreso le virgole, e mia moglie in macchina mi ha accompagnato dicendomi, stu cretine, se non mi vivi forse stasera qualcosa la facevamo pure. Come si fa a capire la donna? Poi ricordo che in quella cena andava sempre molto attenta all'alimentazione, mangiava pochissimo, grissini, insalatine, presava al massimo, presava. Mo mangio tutto cose. E se gli dice pure basta mangiare perché ti stai ingrassando, io? Questa non è ciccia, questa è ritenzione idrica, ti dice. Dico, allora chiama l'idraulico perché perde la fontana da qualche parte. Che poi il paradosso, sapete qual è? Che a cena, dopo che ha mangiato di tutto il ristorante, arriva il cameriere e dice, signore, che faccio? Le porto il dolce. Lei che dice? Sì. Il dolce no, fa ingrassare. E conclude con una frase che voi tutte le donne utilizzate, il dolce no, fa ingrassare, portalo a mio marito, io magari assaggio. Un pezzettino e poi se faccio un pezzettino un gratis lo togli la forchetta di traverso, cioè. E la cosa bella è che dopo che mangi e si ingrassa tu gli dici che taglia corti, lui dice sempre 40-42, va a comprarsi i pantaloni e il commesso dice, signore, che cosa le posso portare? Un paio di pantaloni. Che taglia vuole, signore? Non si vede, 40-42, commesso, boh. Ti porta 40-42 perché il cliente c'ha sempre ragione, li prova a indossare e comincia a fare contorsionista. Però siccome la donna c'è sempre la frase giusta al momento giusto, sti cacchi da pantaloni sicuramente l'hanno fatti i cinesi. Perché? Perché la donna è così e cambia? Non voglio fare il maschilista, faccio una fotografia di quello che vivo ogni giorno. Anzi, siamo in una struttura meravigliosa che posso definire la cittadella dell'eleganza culinaria per quello che mi riguarda, perché è bellissimo tutto. Ma non voglio scontentare neanche scoraggiare i più giovani che stanno per compiere questo passo importante. Chi ha deciso di sposarsi, fate attenzione. Perché ritrovarsi sposati non ci vuole niente. Tre parole in chiesa, sì, lo voglio, è fatta. Poi dici un nome nel sonno e stai divorziato. Il matrimonio costa, e tanto, veramente tanto. Infatti mia moglie quando si sente vuota, non sa che fare, esce e fa shopping. Piglia la carta di credito, 5 mesi fa gli ho rubato la carta di credito, ancora non ho fatto la denuncia. Mi sono accorto che il ladro spende di meno di mia moglie. Ho detto lasciami questo come stanno. Che poi il matrimonio, parliamoci francamente, è a vantaggio della donna. Analizziamo questo giorno importante, loro magari saranno maestri in questo, però la donna il giorno del matrimonio è vestita di bianco, in segno di gioia, l'uomo nero. Il fotografo quando io mi sono sposato mi ha detto, Giorgetta è vestito così, facciamo una foto senza sorridere, non si sa mai. Il mio arco fotografico troppo è tutto così. In quella mattinata il fotografo dove va? A casa della sposa. Il fioraio dove va? A casa della sposa. La macchia nuziata dove parte? Da casa della sposa.
lo sposo non se lo caga nessuno. Lo sposo esce di casa da solo. Che se ti vedono gli amici non lo sanno, dico, ma tu ti sei fatto il testo quando c'era. Cammina da solo, lì perso per la città, arriva in chiesa, se il parroco lo riconosce, dice, ma chiedo scusa, i battesimi li facciamo domani. E poi io sono sposo. Ah, lo sposo. E come mai è così presto? No, io sono in orario. Sono qui per aspettare la sposa, il parroco lo sa, dice, e aspetta, aspetta. Si mette lì e aspetta. Però quando arriva la sposa si fa sentire perché parte la marcia nuziale. Arriva il papà fiero, pare si dice a pito di palumbo, papà, così. Il papà a pito di palumbo, la figlia attaccata, il papà fa i primi passi, e piange, il papà piange. Ma dica quell'emozione. Quanto cazzo lo costo? Siccome sai che il matrimonio costa, ma la figlia è costata di più, arriva all'altare, guarda lo sposo e dice: no, piatti! E che funziona? Lì da anni si ripete sempre una cosa: gli sposi all'altare per pronunciare il loro sì, entrano gli invitati, le donne si mettono tutte da una parte. Guardano la sposa. La sposa è bellissima. Fogurde ce l'è brutto. Piangono perché la sposa è bellissima. Hai visto? Hai visto Maria? Sta coronando il suo sogno. Gli uomini tutti dall'altra parte. Madonna santa. Hai visto Michela? Si è fatto fregare lo stronzo. Cambia la percezione tra l'uomo e la donna. E poi dico una cosa e concludo: il matrimonio non è l'unione tra due persone, no, il matrimonio è l'unione tra tre persone e la terza non è l'amante. La terza è questa donna mitologica, metà donna, metà qualche cosa, la suocera. Non ridete, visto sono cose brutte e sono disgrazie, non ridete. Visto che il nostro amico Nuvola, che è stato premiato, è sua abitudine andare sia ai matrimoni ma pure ai funerali, quando dico la suocera, facci tutta la sera. Ci usiamo ora stasera e facci fuochi d'artificio. Una suocera che ho odiato dal primo giorno che l'ho conosciuta, perché il primo giorno che l'ho conosciuta è andata così. Lei ha detto subito alla figlia, con chi stai uscendo? Con un ragazzo, mamma, mi piace. Lo vogliamo conoscere. Venuta mia moglie, mi ha detto, guarda che se dobbiamo continuare a vederci, mamma ti vuole conoscere. Chi ne cacchia la Franza? Sì, devi venire a cena, sono andata a cena, ma non da solo, con tre amici per confondere le idee. Durante la cena si alza mia moglie e dice, mamma, secondo te, in mezzo a questi, chi è il mio fidanzato? Si alza mia suocera. Lui, su da me! Madonna santa mamma, ma come hai fatto? Utente il dorso, postone, come stai? Non l'avevo manco conosciuta. Così ho cominciato, per il nervosismo, a riprendere il vizio di fumare. Ho cominciato a fumare ancora una volta, ma un pacchetto al giorno in faccia mia suocera, così. Maledetti il fumo uccidi chi ti sta vicino. Ma che te lo brucia, avrò un filtro interno mia suocera. Per colpa di mia suocera ho cambiato la casa, tanti anni di sacrificio per fare una casa, adesso l'ho abbattuta e l'ho costruita un'altra, però adesso l'ho fatta tonda, circolare. Dici, ma circolare è usato un po' troppo dal punto di vista architettonico. No, funziona. L'ho fatta tonda perché mia suocera è venuta a casa e mi ha detto, ehi, a te, io non mi sento più tanto piedi. Me ne venga a stare qua, a casa tua. Non ti do fastidio, basta che mi trovi un angolino. Cioè questa è stata la frase che non hanno più il giorno del matrimonio. Perdonatemi se adesso in questa giornata di estrema eleganza, riconoscimenti dal punto di vista imprenditoriale, artistico, sto un po' andando fuori dai binari, però chiudo dicendo che lei mi ha rovinato il giorno del matrimonio, perché guardando la struttura rivivo quei giorni. Io ero al centro sala, ballavo perché ero lo sposo, il protagonista. Un applauso allo sposo. E a un certo punto sentiamo una voce che dice: DJ! Ma quando mi trovo?
perché? A vocalist. Sa, prova, sono tua suocera. Ma le dici una cosa, mamma? Monte sei sposato, quando facciamo un bambino? È da morire. Monte sei sposato. Speriamo che un prossimo tocca a te, tanti auguri! Per quel giorno era un bel augurio. Per quel giorno, ma dal giorno dopo, tutti i giorni sembra di la stessa cosa. Lei abita al primo piano, come vede passare davanti a tutti. Ehi, a te! E ti fatto un fatto? Un prossimo tocca a te! In paese pensavano che io non ero buono. Mi trattavano come un malato, non ti preoccupare, devi stare più sereno, tranquillo, vedrai una cosa da fare. Io mi sto quedando tranquillo. Siamo andati al matrimonio di mio cugino che si è sposato perché la moglie era già incinta prima. Mentre stavo a centro sala con lo sposo io parlavo, oh cugino! Ancora una volta la voce che dice, DJ! Ma non ha un microfono! Sa, prova! Sono sempre io, qua suocera! Ti volevo dire una cosa, mamma, state centrone! Tuo cugino si è sposato perché la moglie stava già incinta prima! Speriamo che un prossimo tocca a te! Con la cattiveria per anni mi ha detto tocca a te, tocca a te, tocca a te! Sapete perché io non riuscivo a fare il bambino? Quando stavo in intimità con mia moglie, non vedeva la faccia di mia suocera, che mi guardava e dicevo, un prossimo, tocca a